cosa abbiamo visto allo stadio olimpico? Ma cosa ha fatto Luis Alberto? Un gol incredibile, una magia, un gesto tecnico davvero campione. Ragazzi, l'Inter sbatte ancora una volta sulla Fatal Lazio. Un ritorno amarissimo, ritorno amaro per il secondo anno consecutivo per Simone Inzaghi, per l'ex allenatore biancoceleste. Ma cosa abbiamo visto questa sera allo Stadio Olimpico? Un gesto tecnico davvero incredibile. Io ancora una volta non mi capacito, non capisco come mai non possa partire dall'inizio Luis Alberto. Luis Alberto deve giocare titolare, deve essere titolare in questa Lazio, come lo deve essere Manuel Lazzari. Sono due giocatori fondamentali per gli obiettivi dei biancocelesti, sia in campionato sia in Europa League. Ragazzi, la prima si può considerare tranquillamente la prima grande sorpresa di questa stagione, perché l'Inter cade all'Olimpico sotto i colpi della Lazio di Maurizio Sarri, che vola in testa alla classifica, che vola in testa al campionato con una prestazione sontuosa, una prestazione davvero indelebile per la formazione biancoceleste, che passa in vantaggio nella finale del primo tempo grazie ad una bella traversone da parte di Sergej Milinkovic-Savic, l'assist del serbo per premiare il taglio di Felipe Anderson, come lo scorso 16 ottobre dal 3-1, con le polemiche, ci ricordiamo le polemiche per il gol al minuto numero 81 che aveva completato la rimonta biancoceleste lo scorso 16 ottobre, dalle polemiche, dal gol di Felipe Anderson che aveva completato la rimonta lo scorso 16 ottobre, al gol dell'avvantaggio al 42esimo, a premiare comunque, a coronare un primo tempo perfetto per la formazione biancoceleste, che aveva sfiorato il vantaggio con Ciro Immobile al 16esimo sulla sovrapposizione da parte di Marusic, Inter pericolosa al quinto con Denzel Dumfries, ancora uno dei migliori, il laterale ex PSV Eindhoven, dopo il gol partita in extremis al Via del Mare contro il Lecce di Marco Baroni, dopo una bella prestazione contro lo Spezia, offre comunque corsa e anche tanta detenzione comunque da parte dell'ex PSV Eindhoven. È stata una prova davvero molto molto positiva per Denzel Dumfries, che dopo il pareggio di Lautaro Martinez ad inizio ripresa, una ripresa che si era aperta con l'azione tra Savic e Lazzari, la sovrapposizione, il taglio per Immobile che aveva sfiorato il gol del raddoppio, dal possibile 2-0 gol sbagliato, gol subito, Lautaro Martinez, il tocco sotto, il tocco vincente, la zampata davvero bomber, secondo gol in tre partite, stacco di Dumfries, palla vagante e Lautaro Martinez, il toro che anticipa Provedel, anticipa l'uscita dell'ex Spezia, preferito questa sera a Maximiano dopo l'espulsione, dopo la gaffe, dopo l'errore nei primi 4 minuti del campionato contro il Bologna. Questa sera preferito Provedel dopo l'ottima prova comunque offerta al grande Torino contro la formazione di Ivan Juric. Ragazzi, dalla zampata da parte di Lautaro Martinez a beffare Provedel, dall'appareggio all'occasione, in 120 secondi l'Inter poteva ribaltare la sfida. Grandissimo riflesso di Provedel che salva la difesa biancoceleste al minuto numero 55, al minuto numero 57 doppio cambio vincente firmato Maurizio Sarri, entra Luis Alberto, entra Pedro, prima ragazzi la magia, la stoccata di collo pieno d'esterno, ma cosa ha fatto l'ex Liverpool, una vera e propria magia, un gesto tecnico da inchinarsi da parte
di Luis Alberto, che vale il vantaggio biancoceleste, il nuovo vantaggio biancoceleste a circa 15 minuti dalla conclusione. 2-1 per la Lazio che non molla, la Lazio che non termina qui la grandissima prova offerta in questo secondo anticipo della terza giornata. Un pallone lavorato in area di rigore con sospetto fallo da parte di Ciro Immobile, la palla arriva a Pedro, tiro a giro che Handanovic può solo ammirare. È il gol che corona una serata magica per tutti i cuori biancocelesti, dal 3-1 dello scorso anno, dal 3-1 con polemiche dello scorso 16 ottobre, al 3-1 con il quale si apre questa terza giornata di campionato. La Lazio, almeno per una notte, vola in testa alla classifica grazie ad una vera e propria magia, ad un gesto tecnico pazzesco firmato Luis Alberto. Ma anche, ragazzi, ad una grandissima scelta di Maurizio Sarri. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!